Bene, dopo questa bellissima presentazione della nuova annata in casa BMW, due parole per parlare per Calibra. Vuoi diventare pilota? Vuoi divertirti? E poi il passaggio successivo, vuoi diventare un professionista? Devi rivolgerti a Calibra, che i suoi piloti nazionali e internazionali vi daranno la possibilità di poter conoscere e imparare quali sono le tecniche per poter andare prima a divertirti. Tutto in sicurezza e poi per muoverti in momento agonistico. E per momento agonistico chiudiamo questa puntata di motori a 360 gradi con il rally della Lanterna, dove ha visto vincere un certo Porro che si era comportato molto bene al 1000 miglia con la sua Fiesta VRC. Terzo si è classificato Elvis Senter, attuale leader del campionato VRC. Però nel suo DNA ha una grande scuderia bresciana, la VF Corse, la brescianità è proprio a 360 gradi. Con questo è tutto, ammirate e divertitevi con le immagini del Rally della Lanterna. Noi ci vedremo la settimana prossima con il reportage della bellissima gara di Gnuti Cirillo. Grazie, l'appuntamento per la settimana prossima. Buona serata. Terzo appuntamento per il campionato italiano VRC con la 31ª edizione del Rally della Lanterna, gara organizzata dalla Lanterna Rally e dall'Automobile Club di Genova. 72 gli equipaggi che hanno dato la loro adesione alla gara ligure, occhi puntati su Elvis Chantre che detiene la leadership provvisoria del campionato italiano VRC con la Ford Focus VRC e su Alessandro Bosca, vincitore del 48esimo Rally del Salento con la Citroën DS3 VRC. È dal 2009 che non partecipo qui, le prove per me sono tutte nuove e dunque dovrò impegnarmi ancora di più. Tra l'altro le prove sono molto belle, a partire dalla prima la My Way che è molto insidiosa e poi comunque anche la Massimo Cannevari che comunque con la sua lunghezza farà sicuramente la sua importanza durante la gara. E vediamo domani perché è una gara molto dura, ho trovato le prove rispetto all'anno scorso, una soprattutto la prima molto più sporca, con tanta più vegetazione essendo più avanti come periodo, quindi sarà difficile trovare le giuste traiettorie, dove poter tagliare, dove no, e penso che sarà una gara difficilissima e combattuta con tutti gli altri. La gara si apre con la classica prova indoor del Palasport e per l'occasione ripetuta due volte. A chiudere al comando la prima giornata del Rally Ligure è il pilota comasco Paolo Porro che chiude di un soffio davanti ad Alessandro Bosca. Quarto, dopo due prove, il vicentino Manuel Sossella a bordo della Ford Fiesta VRC. Di mattina presto si parte per il primo dei due giri sulle tre prove speciali che compongono il percorso del rally. Nella prima prova, miglior tempo per il valdostano Chantre, con Porro a 3,8 e Sossella a 4,9. Insegue il piemontese Bosca. Quinto, Pettenuzzo, Ford Focus Super 2000. Si ferma in prova Marco Signore per la rottura della turbina della Ford Focus VRC. Vescovi esce di strada. La seconda speciale, Paolo La Canevari, lunga prova del Rally Ligure con i suoi 26 chilometri, regala altri colpi di scena. Ad Elvis Chantre, ancora prima del via, si apre il cofano della sua Ford Focus VRC che infrange il parabrezza. L'Aostano corre con pochissima visibilità, perdendo 27,4. Mentre il vicentino Manuel Sossella buca e perde molto tempo, 1,17,5 con la Fiesta VRC. Prosegue la bella corsa del giovane Daniele Marcoccia in corsa con la Renault Clio R3C, sempre nella top 10. Sulla prova di Montebruno, che chiude il primo giro, miglior tempo per Bosca Aresca davanti a Porro Tomasi di 5 secondi. Terzo Sossella a 7 secondi, ma nel rientro al parco assistenza Porro accusa forti problemi al cambio della sua Ford Focus VRC. La classifica a metà gara vede Porro ancora al comando con 4,4 su Bosca, Chantre a 34 secondi, Sossella a 1,25,8, Pettenuzzo a 2,18. Il destra 6, subito destra 6, da poco 70 al muro, attenzione. Il secondo giro non cambia molto a livello di assoluta con Porro, Chantre e Bosca che vincono una prova ciascuno. Per le retrovie qualche cambiamento con Vitalini che passa in quinta posizione al termine di una gara veramente strepitosa con la sua Citroën DS3 R3 e con Vellani che perde qualche posizione per una serie di piccoli inconvenienti. Paolo Porro e Anna Tomasi vincono così il 31esimo Rally della Lanterna a bordo della Ford Focus VRC della GP Racing. È stata una gara
che dove abbiamo sempre attaccato fin dalla prova spettacolo di ieri sera, e sono convinto che abbiamo fatto molto bene. I tempi in prova lo dimostrano, sul campo abbiamo vinto. Al secondo posto chiudono Alessandro Bosca insieme a Roberto Aresca con la Citroen DS3 VRC, tra l'altro autori del miglior tempo sui due passaggi della prova di Montebruno con 4 secondi di distacco. Terzo assoluto è il valdostano Elvis Chantre, ancora leader di campionato, classificatosi con ben 46,6 di distacco.